Ecco, buongiorno a tutti. Riprendiamo i nostri lavori in questa seconda tornata. Abbiamo la fortuna che presiede la nostra riunione stamattina il professor Giovanni Galloni, autorevole studioso della materia, che ha svolto anche nel nostro paese importanti incarichi istituzionali, molto vicino al nostro centro. Credo che, salvo qualche riunione, ha partecipato a tutte le nostre riunioni con il suo consiglio di competente scientifico nella materia, quindi ci affidiamo a lui per la conduzione di questa giornata. Il programma di lavoro l'avete nella vostra cartella, ci sarà una prima relazione del professor Gianfranco Liberati dell'Università di Bari e una seconda relazione del professor Rolando Tontarini dell'Università di Bologna. Con l'augurio di buon lavoro anche stamattina, cedo la parola al Presidente. Grazie. Io devo innanzitutto ringraziare il professor Nervi per avermi voluto dare l'onore di presiedere l'importante riunione di questa mattina che dà l'avvio alla seconda parte di questi lavori, con tre relazioni che si svolgeranno, due questa mattina e una nel pomeriggio, e che riguardano i tre aspetti, non tutti gli aspetti, evidentemente, delle proprietà collettive, ma tre aspetti estremamente significativi delle proprietà collettive, sia quelle riguardanti la didattica della storia, riguarda le terre di collettivo godimento nell'esperienza delle partecipanze emiliane, del professor Dondarini, che riguarda la didattica della storia, che riguarda il collettivo di godimento dell'esperienza del Mezzogiorno d'Italia, cioè Liberati. Grazie, professore, io sono Dondarini, Ecco. partecipante emiliano. Ecco, partecipanti emiliani, poi oggi pomeriggio sotto la presidenza di Paolo Vitucci delle terre di collettivo godimento dell'esperienza delle comunanze agrarie marchigiane. Fanno seguito le due relazioni, sempre di natura prevalentemente storico-economica, che sono state tenute dai professori Geremia Joyce e dal professor Romano Molesti ieri. Il tema generale, si sente? Si sente, sì. Il tema generale della proprietà collettiva, che ha cominciato ad essere organicamente approfondito nel corso di 8 riunioni scientifiche svoltesi ogni anno a partire dal 1995, presso la Facoltà di Economia e Giurisprudenza di questa università, ha assunto un significato più proprio e preciso con il titolo che è stato assegnato all'attuale nona riunione, un titolo estremamente indicativo. Avevano tutto e nulla possedevano, è suggestivo come titolo generale. E a questo risultato mi sembra siamo potuti arrivare attraverso l'applicazione costante di tre criteri di metodo
che hanno sempre caratterizzato lo studio secondo le indicazioni venute lucidamente dal professor Pietro Nervi, sin dalla seconda riunione scientifica del 7 novembre del 96, pubblicato con l'editore a Padova nel 1998, e che le cui indicazioni sono state così indicate dal professor appunto Pietro Nervi. La multidisciplinarità attraverso l'integrazione tra lo studio della scienza economica, di quella giuridica e di quella storica. E qui abbiamo avuto esponenti sia della scienza economica sia di quella storica, basta ricordare il nostro Grossi, che quest'anno non è presente fra noi, ma che ha dato un contributo fondamentale a queste riunioni. L'analisi comparata attraverso lo studio comparato degli stessi problemi in diversi ambiti locali, l'operatività attraverso la possibilità di proporre contemporaneamente i risultati della ricerca a varie categorie di interlocutori a livello locale e generale, e quindi possiamo ritenere che i risultati di tale ricerca scientifica si evidenzia oggi, almeno per quanto riguarda la sensibilità di noi giuristi, penso anche alla sensibilità degli economisti e degli storici, nel momento in cui si incominciano a mettere in discussione, ed è una svolta storica, oggi siamo abituati a dire siamo di fronte a delle svolte storiche, però qui credo che siamo veramente di fronte ad una svolta storica, perché si incominciano a mettere in discussione due dogmi che sono fondamentali per noi giuristi, ormai sono stati fino a ieri fondamentali per noi giuristi. Quello su cui si era, quei due dogmi su cui si era fondata nell'epoca moderna, in particolare dal XVIII al XIX secolo, la dottrina giuridica illuministica nell'Europa continentale a cavallo della grande rivoluzione francese. Il primo dogma, come tutti sanno, fu quello della identificazione del diritto con lo Stato e quindi l'epoca delle codificazioni. Il secondo dogma fu quello della proprietà individuale intesa come diritto assoluto, anzi come dominio assoluto dell'individuo o dello Stato, e quindi conseguentemente in quello che a noi studenti dicevano come un dogma, anche se poi non risultava nessun codice, né in quello del 65 né in quello del 42, è quello del numero limitato e chiuso dei diritti reali. Nel tentativo politico del superamento definitivo, quella che la rivoluzione francese aveva tentato, superamento definitivo insieme dell'Ancien Régime, e poi del diritto come superamento del concetto del diritto come espressione della società, la formula romana ubi societas civius, che si voleva superare, e per arrivare a identificare il diritto con lo Stato. La punta massima più avanzata dello spirito rivoluzionario si esprimeva durante l'epoca del terrore giacobino, 1792-1793, con i principi del contratto sociale di Rousseau, laddove il diritto si definisce come la volontà generale espressa dal potere politico. In questo modo, per combattere, come giustamente allora si voleva combattere, l'assolutismo verso cui si erano evolute le monarchie nei paesi occidentali dopo il XVI secolo,
Da una parte si esaltava il potere dell'individuo al di sopra della funzione dell'istituto giuridico nell'ambito della società e dei servizi, e dall'altra si rischiava di sostituire, pur nell'esaltazione di un regime democratico, di sostituire alla dittatura di un sovrano la dittatura di una maggioranza, secondo quella che fu già allora la intuizione del Tocqueville, cui seguì proprio un filosofo trentino, il Rosmini, quando disse che la democrazia portava con sé il rischio della dittatura della maggioranza. E già allora fu osservato e fu visto questo. Nel momento in cui si esaltava la democrazia moderna in contrapposizione al regime assoluto che si voleva superare con la rivoluzione francese, già gli intelletti e le intelligenze più acute avevano avvertito questo rischio, che poi man mano si è veduto maturando nel corso degli ultimi due secoli. Certo, se da un lato il sistema delle codificazioni, in particolare quello che ci deriva dal codice civile francese, ha trasformato il diritto medievale e post-medievale in prevalente diritto scritto e quindi ha portato a una conseguenza, a un vantaggio enorme di certezza del diritto, offrendo maggiori garanzie di uguaglianza fra tutti i cittadini, quando il diritto, una volta, la certezza del diritto era affidata esclusivamente nelle mani dei giudici, nelle mani dei giuristi, nelle mani delle leggi statutarie che venivano dalla volontà dei capi politici. E però con l'andare avanti del tempo si è colta in maniera sempre più grave la tendenza a relegare fuori dal diritto principi e comportamenti che invece spontaneamente venivano osservati nel corpo sociale quando fossero in contrasto con i principi ideologici propri della maggioranza parlamentare. Ecco, di qui appunto il rischio della dittatura della maggioranza. Non è un caso che proprio nel passaggio dal XX al XXI secolo e all'inizio del XXI secolo, nel momento in cui la evoluzione storica ha fatto completare l'intero ciclo storico e culturale che va dal razionalismo del contratto sociale di Rousseau, statalismo dell'ideologia liberale, che poi ha portato, le conseguenze hanno portato con l'influenza che il principio del contratto sociale di Rousseau ha portato sull'ideologia del nazifascismo e del socialismo reale, che questi collegamenti ci sono, adesso non mi fermo a illustrarli perché sennò andrei molto oltre una presentazione, occorrerebbero interi volumi di studi per arrivare a documentare questo, ma questa è la realtà nella quale noi ci troviamo. Il passaggio epocale di cui parlo è questo, in questo momento, il passaggio dal XX al XXI secolo. E allora, nel momento in cui si è completato l'intero ciclo storico e culturale nato dal contratto sociale di Rousseau, e proprio la scuola economica, giuridica e storica nata nell'Università di Trento ha potuto affrontare con un successo che non aveva mai avuto in precedenza, il tema dei demani civici e della proprietà collettiva. Gli istituti che non a caso i codici civili italiani del 1865 e del 1942 avevano cercato di ricondurre
alla disciplina comune della proprietà privata e pubblica. È vero che, come fu già posto in rilievo da Paolo Grossi proprio anche in questa sede, una parte della dottrina giuridica italiana, già sin dalla seconda metà dell'Ottocento, si era messa su una linea diversa e si era ispirata alla scuola filosofica napoletana di Gian Battista Vico e alla scuola tedesca del Sanini. Così Vittorio Scialoia, traduttore dal tedesco nel 1885 del sistema del diritto romano attuale, si era mantenuto in contrasto con la maggioranza della dottrina che in nome del positivismo identificava l'interpretazione della legge con la pura esegesi delle norme ed aveva sostenuto che il diritto positivo vive nella coscienza comune del popolo. Io non posso fare a meno di fare alcune mie rivendicazioni personali, e cioè nella motivazione della cattedra che mi è stata conferita in diritto agrario, vi furono alcuni membri della commissione che mi giudicarono, che mi criticarono nella mia esposizione, proprio perché nei miei lavori giuridici scarseggiava l'esegesi e si affrontavano più che altro i principi generali. Sono gli stessi problemi che poi Paolo Grossi ha molto esaltato e che oggi, e di cui oggi in qualche parte, in qualche modo si discute, proprio perché oggi si avverte di più questa esigenza, perché c'è stato e siamo nel corso di quel passaggio che prima ho chiamato epocale. Pochi anni Vittorio Scialoia appunto si era mantenuto in contatto con la maggioranza della dottrina che in nome del positivismo identificava l'interpretazione della legge con la pura esigenza delle norme e aveva sostenuto lo Scialoia che il diritto positivo vive nella coscienza comune del popolo. Pochi anni dopo il suo giovane allievo Vincenzo Simoncelli, studioso dell'Istituto dell'Enfiteusi, non a caso uno degli istituti visti molto male sia dal codice napoleonico sia dai codici italiani del 65 e del 42, proprio sulla base di quei pregiudizi di cui ho parlato prima, osava in un suo saggio affermare, ecco, teniamo presente questa frase che ho trovato nel Simoncelli, la proprietà fondiale, perché questo ci è molto utile, ci sarà molto utile per l'esame della proprietà collettiva. La proprietà fondiaria, diceva Simoncelli, oggi non può concepirsi se non per lo scopo della produzione. E anticipava, e vedremo fra poco, l'articolo 44 della Costituzione. E ancora nello stesso anno, contrapponendosi all'interpretazione esegetica generalmente applicata, osava dire l'interprete non può trascurare l'evoluzione subita internamente dall'istituto giuridico attraverso i secoli. L'interpretazione più giusta della legge è quella che più tiene conto della vita giuridica che si è svolta dentro l'istituto. E quasi negli stessi anni anche il Veneziano, in una prolusione tenuta a Camerino nel 1882, parlava delle reliquie della proprietà collettiva in Italia. Quindi queste sono le eccezioni, direi, nella dottrina italiana che sono state riscoperte e oggi incominciano ad avere un loro significato. Ma anche vedendo a questo secolo, bisogna dire che a partire proprio dagli anni 20 del Novecento il diritto agrario fondato con la rivista di Gian Gastone Bolla
allievo non a caso Gian Gastone Bolla, che questo va ricordato, non lo abbiamo abbastanza ricordato, che Gian Gastone Bolla non era allievo, non era solo un giurista, ma era fondamentalmente un allievo di un economista, e di un economista cattolico, il Toniolo. E molte delle idee del Bolla vengono proprio da questa assunzione di principi, di idee, di concezioni che il Toniolo aveva e che Bolla ricorda proprio nella fondazione della rivista di diritto agrario, nelle premesse che fa al primo numero della rivista. Quindi anche il Bolla si poneva in posizione minoritaria e doveva subire proprio per questo la critica di una parte della dottrina italiana, che ingiustamente qualche volta vedeva nel Bolla alcune mancanze di metodo giuridico proprio per questa sua impostazione che poi portava a conclusioni che oggi diventano ancora più attuali. Quando soprattutto esaltava il valore e il significato delle consuetudini come fonte del diritto agrario, proponendo la raccolta nazionale delle consuetudini agrarie. E c'è un passo del Bolla riportato in una relazione tenuta all'Accademia dei Georgofili del 1924, stiamo attenti alle date, Accademia dei Georgofili del 1924, dove proponendo la raccolta nazionale delle consuetudini agrarie, e adesso abbiamo una rivista che sta riprendendo quella linea, Archivio Scioloia Bolla, di cui esce oggi il primo numero, direttamente c'è sopra, ecco, di cui anche qui il grande merito è stato del nostro ospite di oggi, ma soprattutto di Romagnoli, di altri che hanno collaborato a questo archivio. Però questo archivio ha la sua origine, nel 1924, non come rivista ma come idea, la raccolta delle consuetudini promossa e proposta da Bolla con un'intitolazione in diritto romano che ci fa ricordare, io l'ho vista anche nella introduzione di questo archivio Scioloia Bolla, il passo di Cuiaccio dice quid consuetudo lex non scritta. Cos'è la consuetudine? Dice Cuiaccio, la legge non scritta. Quid lex scritta? Rispondeva consuetudo. E sono le linee sulle quali già delle fine degli anni dell'Ottocento si muoveva Santi Romano dello studio del diritto costituzionale, quando diceva in questi suoi scritti il diritto nasce dalla società, non nasce dallo Stato. 10 anni dopo Bolla con Vittorio Scioloia appunto dava origine a quella rivista semestrale che oggi viene a essere ripresa per iniziativa di Pietro Nervi, del nostro amico Romagnoli. La proprietà collettiva esclusa, anzi respinta, dopo il codice napoleonico, anche dal codice civile del 65 e da quello del 42, ha continuato invece a sopravvivere, regolata non dalle leggi dello Stato, ma dallo ius vivens, nato all'interno delle comunità agricole, specie montane, fin, diceva Bolla, dal periodo preromano e medievale e in ogni popolo del mondo. E dunque un ordinamento, quello delle proprietà collettive, che lo Stato, la regione, la comunità europea non creano, ma riconoscono come già esistente e storicamente regolate dalle comunità locali,
secondo la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici che già nella sostanza era stata ripresa nella Costituzione di Weimar, ma che fu riaffermata con maggiore precisione e rigore soprattutto dagli articoli 2 e 3 della Costituzione italiana del 1948. Qui c'è la svolta, che non è ancora la svolta definitiva, oggi siamo alla svolta definitiva, ma le origini di questa svolta le dobbiamo trovare negli articoli 2 e 3 della Costituzione, che essi rappresentano per un certo aspetto il vero superamento dei principi della identificazione del diritto con lo Stato e del diritto assoluto di proprietà individuale e statale espressi dall'Assemblea Costituente francese ancora tra 91 e 92, 1791 e 92 e nel successivo codice napoleonico. Questo superamento si ricava proprio dal dibattito avvenuto alla seconda sottocommissione dei 75 dell'Assemblea Costituente, novembre 1946. Relatore dell'articolo 2 era la Pira e i commissari Dossetti e Togliatti, tra cui particolarmente si svolse la discussione fra tutti i membri della commissione, ma fra questi in particolare, i commissari democristiani poi della sinistra, anche sull'articolo 3. Sentita l'esposizione di La Pira sull'articolo 2, Togliatti replicò immediatamente sul testo dell'articolo 2, illustrato dalla Pira, dicendo che l'elettorato della sinistra italiana non avrebbe potuto accettare un testo rispondente ad un'ideologia, quella della pluralità degli ordinamenti, propria della dottrina cattolica. Replicava Dossetti con un intervento che non abbiamo più, ma risulta dagli atti parlamentari riassunti, che è durato quasi due ore l'intervento di Dossetti in replica a Togliatti. Replicava dalla sintesi che esistente agli atti, risulta che Dossetti replicava a Togliatti secondo questa linea, che la proposta di La Pira non era un tornare indietro rispetto ai principi liberali della Rivoluzione francese per invocare i principi cattolici, ma al contrario quello di andare più avanti, collegando il diritto alla realtà sociale e consentendo l'evoluzione del diritto risultante dal codice attraverso una legge speciale capace di rimuovere, questo poi sull'articolo 3, gli ostacoli di pieno sviluppo della persona umana e della effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Togliatti riprese subito la parola e disse che dopo i chiarimenti di Dossetti i comunisti avrebbero votato, come poi votarono, per quelli che poi divennero gli articoli 2 e 3 della nostra Costituzione. Qui è la svolta. A queste conclusioni si collega anche l'articolo 44 della Costituzione, proposto da Paolo Emilio Taviani, e che ebbe il voto favorevole delle sinistre e l'opposizione del liberale Einaudi. A rileggerlo oggi, a distanza di oltre 50 anni, l'articolo 44 mostra tutto il significato della sua autonomia rispetto all'articolo 42, perché i limiti della proprietà terriera privata non si pongono in relazione astratta con l'istituto della proprietà, sia essa pubblica che privata, ma con quelli specifici della proprietà terriera privata che deve essere disciplinata in funzione dell'impresa agraria, come dice il titolo dell'attuale riunione scientifica, in questa riunione scientifica, che disciplina infatti la proprietà collettiva dalla produzione dei beni alla produzione di servizi naturali finali, dal soddisfacimento degli interessi locali al soddisfacimento degli interessi generali. Ecco perché il 44
che fu molto discusso all'Assemblea Costituente, perché si disse: ma che bisogno ci abbiamo di un articolo 44, questa fu soprattutto la tesi di Einaudi, quando abbiamo già un articolo 42, e una riforma agraria si può fare anche attraverso l'articolo 42, non c'è bisogno di arrivare. E la replica fu che qui non si trattava tanto di proprietà, ma si trattava di impresa, e che si disciplinava e si dava una nuova disciplina all'impresa. E allora ecco il testo del Simoncelli, che cos'è la proprietà fondiaria? È l'impresa, aveva già detto Simoncelli, e il 44 ripete questo, che in fondo la proprietà terriera, ai cui fini si devono fare le riforme, gli interventi della bonifica e le limitazioni della proprietà, è solo in funzione dell'esercizio dell'impresa. Se dunque l'interpretazione fondiaria della proprietà terriera non avviene attraverso l'esegesi formale della normativa vigente, ma tenendo conto della vita giuridica che si è svolta dentro l'istituto, ne discende allora che la proprietà collettiva va interpretata come realtà collettiva secondo lo ius vivens che si è svolto e continua a svolgersi nel corso dei secoli, ed è un diritto che si localizza nella sua interpretazione non solo in relazione alla normativa esistente, ma anche in relazione ad un esercizio effettivo delle attività, così come gli economisti, i tecnici che hanno approfondito il fenomeno, ci suggeriscono nelle relazioni che sono state svolte ieri e ci analizzeranno nelle relazioni che si svolgeranno oggi, proprio in relazione ai diversi settori in cui si distingue la proprietà collettiva e si distinguono gli usi civici non unificati. Noi abbiamo sempre sostenuto della legge del 27, ma distinti e disciplinati diversamente, perché si tratta di proprietà collettiva e di diritti collettivi delle popolazioni che non si identificano in un solo istituto. Ma di qui anche la relazione tra l'esercizio del diritto di proprietà e la difesa e la conservazione dell'ambiente. E già ieri abbiamo avuto l'autorevolissima voce del Presidente della Corte Costituzionale, che ha richiamato lo sforzo che ha compiuto la Corte Costituzionale per richiamare i problemi della conservazione dell'ambiente, che la nostra Costituzione non prevedeva, di richiamarli attraverso l'articolo 9 della Costituzione, e noi agraristi in genere attraverso anche la interpretazione dell'articolo, l'interpretazione evolutiva dell'articolo 41 e dell'articolo 44 della Costituzione stessa, soprattutto in relazione ai fini che l'articolo 44 ci pone. Quindi se questo è il significato della proprietà collettiva, che non vuol dire godimento di uguali diritti di proprietà individuale da parte dei membri di collettività familiari esistenti in un determinato territorio, perché qui non si tratta di considerare diritti individuali, ma diritti di coloro che appartengono a determinate famiglie, coloro che appartengono a determinate realtà storiche, di coloro che appartengono a determinate realtà ambientali. E allora, se questo è vero, ne nasce il collegamento tra la disciplina giuridica di questi istituti e la disciplina dell'ambiente. Perché il diritto non è concepito come attribuito ai singoli soggetti, ma come attribuito alla collettività. Perché non si gode e si dispone, ecco,
qui la definizione del nostro articolo 832 del codice civile. Il diritto di godere e di disporre delle cose entro determinati limiti. Da parte di soggetti individuali, ma soggetti individuali sia singoli sia sociali. Perché io non vedo nessuna differenza tra il diritto di proprietà goduto dal singolo e il diritto di proprietà goduto proprio dalla società. Ma qui invece troviamo una differenza, perché qui non si tratta più di discutere in relazione al diritto di godimento, diritto di godere e di disporre, ma si tratta del diritto di partecipare ad una produzione, quindi di partecipare ad un'impresa. Ecco il collegamento tra la proprietà collettiva e l'impresa. E già la Roque Basile questo, nella sua introduzione al diritto agrario, l'aveva messo in rilievo, ed è importante. E io ne ho tenuto conto nel mio recente volume sull'impresa agricola, quando parlo della proprietà collettiva. E quindi qui non è collegato a un diritto di godere e di disporre la proprietà collettiva, è collegata a un potere di dare vita in diversi modi e in diverse forme a attività imprenditive, ad attività imprenditive localizzate nel luogo e nello spazio, e altrimenti non si potrebbero giustificare la imprescrittibilità di questi diritti. Non avrebbero nessun fondamento logico la imprescrittibilità di questi diritti, perché la proprietà puramente privata, collegata all'832, non potrebbe mai essere una proprietà imprescrittibile. E quindi la proprietà collettiva di cui si parla non è, a mio avviso, una sottospecie della proprietà individuale, ma è di per sé un'alternativa alla proprietà individuale. Essa, infatti, si identifica con una proprietà che ha come sua funzione l'esercizio dell'impresa. Così non possiamo dimenticare che proprio per questo anche il riconoscimento, ha ragione giustamente, non posso non approvare la tesi di Grossi, secondo cui anche con riferimento alla posizione di diritto speciale più evoluta, quella contenuta nella legge, nell'articolo 97 della legge, dalla legge numero 97 del 94 sulla montagna, non è che neanche la regione può dare riconoscimento di personalità giuridica a una proprietà collettiva, perché la proprietà collettiva, come giustamente dice Grossi, non si determina con legge, né con legge nazionale né con legge regionale, ma se ne può solo accertare l'esistenza, si accerta l'esistenza, come si accerta l'esistenza dei diritti che nascono in relazione all'articolo 2 della nostra Costituzione, che non spetta alla legge di accertarli, ma spetta alla legge semplicemente di riconoscerli. Ecco il collegamento tra l'articolo 2 e questa realtà che stiamo esaltando. Stiamo esistendo. Quindi proprietà collettiva che si distingue dalla comunione incidentale e che soprattutto non può che essere riconosciuta giuridicamente come un fatto esistente. Allora ecco di qui l'importanza del collegamento fra giuristi ed economisti e storici. Studiamo un istituto che si prolunga nella storia, studiamo un istituto che
si realizza attraverso l'esercizio dell'impresa e quindi è un istituto che non potremo mai studiare noi giuristi da soli senza l'ausilio degli storici e degli economisti. Ecco allora il significato anche del proseguimento dei lavori della riunione di oggi, cominciando con il primo principio, con la prima relazione di oggi, che oggi nella giornata di oggi non esamineremo tutti gli aspetti della proprietà collettiva, solo alcuni aspetti in alcune regioni del nostro paese, altri li abbiamo già discussi in altre sedute, altri li discuteremo ancora, ma soprattutto i tre settori: Mezzogiorno d'Italia, partecipanza emiliana. Io ho dovuto intervenire nel mio libro un po' nei confronti di un grande maestro commercialista come il Galgano, perché non condivido la tesi che il Galgano espone a proposito delle partecipanze emiliane. Anzi, nonostante sia stato lui che mi abbia l'autore della collana, che ho scritto, mi sono trovato in questa difficoltà, ma adesso attendo con molto entusiasmo a vedere se l'economista mi può dare qualche suggerimento. Poi vedremo qualche suggerimento per queste cose che a Bologna io ho studiato, perché a San Giovanni in Persiceto sono stato, io ho studiato, ho fatto giurisprudenza a Bologna e San Giovanni in Persiceto c'era ed erano fiorenti queste comunità. Ecco, spero che da queste due relazioni, soprattutto anche dalla relazione di questa sera sulle comunanze agrarie marchigiane, che sono quelle che conosco meglio in realtà, possano venire fuori altri elementi che ci consentono di collegare lo studio giuridico con lo studio economico, dato che dobbiamo studiare un istituto giuridico che è anche impresa. Con questo mi fermo qua per non invadere il tempo. Allora, prego il professore Liberati. Professor Liberati, che è professore di storia del diritto italiano nella facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari. Prego. Grazie Presidente. Dopo la sua magistrale introduzione, resta a me soltanto una poco gratificante evangelica parte di Marta, perché tocca a me spiegare in modo per me stesso abbastanza doloroso come questa singolare vicenda della proprietà individuale, per dir così posta in contrasto con la proprietà collettiva, si sia risolta nel Mezzogiorno in modo tale da consentire a un grande esperto della storia e della politica meridionale, quale fu Leopoldo Franchetti, di scrivere già nel 1886 che la grande lotta ideale di principi che contrapponeva alle reliquie della proprietà collettiva quella che Giustino Fortunato, in un celebre saggio del 1879, chiamò la proprietà quiritaria, si fosse da grande lotta di principi risolta in una bega per amministratori locali ed avvocati di provincia. Il Mezzogiorno reca ancora le tracce di questa dolorosa evoluzione. Io avrei voluto cominciare con un articolo di Gianna Manzini sulla Sila. Un articolo che si inscrive nel momento più alto dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, i primi anni di attività della Cassa e i primi anni di operatività della riforma fondiaria che appunto in Sila aveva avuto i suoi inizi. Tuttavia questo gioco prospettico
non è forse il più indicato per cominciare a chiarire i termini della questione, per cui risalgo a qualche anno prima, al 1790. L'anno in cui, a seguito dei provvedimenti assunti da Ferdinando di Borbone dopo il drammatico terremoto del 1783, che ancora molti calabresi chiamano un disastro, di cui in Calabria, è vero, di cui in Calabria non si è perduta memoria, nonostante siano passati più di due secoli, dopo l'istituzione della Cassa Sacra, nell'ambito di questi provvedimenti c'è la ricognizione del grande demanio silano. La ricognizione è affidata ad uno dei futuri protagonisti della monarchia amministrativa, a Giuseppe Zurlo. La monarchia amministrativa che raggiunse, come diceva Luigi Blanc, nella realtà meridionale, sia con i Napoleonidi, sia dopo, nel famoso quinquennium aureum di Ferdinando e della classe dirigente che egli aveva ereditato dal decennio francese, monarchia amministrativa che, ripeto, aveva giunto a Napoli una delle più alte espressioni in Europa. Il giovane giudice della vicaria, approdato a questo alto incarico poco più che trentenne, concludeva questa sua relazione al re con una considerazione profetica. La sila non è utile né per il fisco né per i particolari, ma è la preda degli uomini i più infami e i più venali. Presupposto di una rinascita della sila era la soluzione della questione feudale e la certezza dei diritti. Quindi innanzitutto la grande ricognizione del demanio, che è fatta quasi tutta e svolta quasi tutta attraverso il metodo antico della inquisizio per turbam. Comincio a notare preliminarmente che non esistono supporti cartografici e che per riconoscere il demanio Zurlo dovette controllare personalmente in una descrizione apocalittica. Si tratta di un documento straordinario per comprendere parecchi problemi del Mezzogiorno attuale. In una descrizione apocalittica dovette riconoscere 108 termini lapidei. In realtà la ricognizione che Zurlo faceva di questo demanio nel 1790 trovava il suo fondamento in un diploma di Roberto D'Angiò del 1333, del 24 dicembre 1333, in cui il sovrano cominciava a riconoscere i diritti della sila che ancora oggi è detta abbadiale perché è un tempo affidata all'abbadia di San Giovanni in Fiore e all'ordine florense. E riconosceva i diritti dell'abbazia contrapposti ai diritti dello Stato, del demanio reggio. Questo problema si tenta di risolverlo nel 1877 con la legge di affrancazione della sila, il cui relatore è Pasquale Stanislao Mancini. Indico questo nome ora perché è un nome che incontreremo spesso. Lo Stato a quel punto si riserva solo le due cosiddette camere chiuse di Galoppano e Macchialonga, che servivano a scopi esclusivamente militari in quanto fornivano il legname per le alberature delle navi. In questi stessi termini, dal 1877, l'argomento approda all'Assemblea Costituente ed è un tema che esamineremo fra poco. Ho voluto soltanto dare un'idea dello svolgimento diacronico plurisecolare di questa vicenda che costringe chiunque oggi voglia mettere mano ad una ricognizione dei demani a risalire il più indietro possibile con assai scarse speranze di trovare una soluzione soddisfacente. Ancora nel 1949, e so di toccare un tasto molto dolente per i calabresi, un problema di esercizio di usi civici si risolse in quel di Melissa in una tragedia. L'eccidio di Melissa, Angelina Mauro, la celebre leader contadina che guidava la rivolta, per la definizione del diritto di uso civico di sbarro sulle terre del barone Berlingieri, le quali terre del barone Berlingieri si estendevano senza soluzione di continuità da Crotone a Metaponto. Ho chiamato l'allora giovane sottosegretario all'agricoltura Emilio Colombo a tenere un seminario per i miei studenti su questo argomento.
ascoltando dalla viva voce di un protagonista quali fossero le istanze che a quell'epoca coinvolgevano l'incerto ed oscuro mondo degli usi civici. Un mondo che per altro verso si rivolgeva anche all'altro grande demanio meridionale, al Tavoliere. E poiché ho citato Zurlo, cito un altro grande molisano più noto, Vincenzo Cuomo, il quale notava come l'economia del feudo non avesse mai prodotto le siepi. È un'immagine poetica, un'immagine che serve ad indicare la mancanza della cultura dell'appoderamento sin da allora, e che solamente con la certezza dei diritti si sarebbe potuto immaginare un Tavoliere ormai votato alla coltivazione e quindi corredato anche delle siepi. Cuoco aveva un po' il culto della comunità locale. Ci sono degli straordinari esempi nei frammenti di lettere a Vincenzo Russo, in cui ricorda i parlamenti cittadini e ricorda e sostiene l'opportunità che questi beni fossero gestiti separatamente. Quindi l'idea dell'amministrazione separata, dopo tutto, è un'idea che matura anch'essa in quello straordinario corpus dottrinale, civile e giuridico che è costituito dall'approccio dei politici e dei giuristi meridionali al problema demaniale. E qui la responsabilità non andava ascritta ad un sovrano angioino, ma ad uno aragonese, ad Alfonso d'Aragona, che aveva creato la dogana della Mena delle Pecore, quindi il presupposto dello straordinario vincolo plurisecolare tra Abruzzo e Puglia nella transumanza. E ricordo il vecchio pastore di Benedetto Croce che, quando attraversava il Biferno in piena, gridava. Allora io mi misi a gridar forte: bestemmiai Alfonso, il re cristiano, che della Puglia a noi ci aprì le porte. Questi sono i termini, per dir così, ancora una volta, di una questione plurisecolare, esposti in una sconvolgente, per me, prospettiva di approccio. Ricordo che è toccato ad uno storico americano, a uno storico dell'Università di California, intuire il legame che fra queste condizioni e il Mezzogiorno attuale esiste tuttora. È stato John Marino, la mia prima iniziativa di docente di storia del diritto italiano a Bari fu quella di organizzare un seminario con l'autore che allora si trovava in Italia, a scrivere che nel Tavoliere si trovavano ben piantate, molto in profondità, le radici di tutto il successivo sottosviluppo meridionale. Il che, se non è vero nella sua dimensione economica, è certamente vero in una dimensione sociale e civile. E ho aggiunto varie volte, e ne chiedo venia agli amici che mi hanno già sentito dire questa mia impressione a voce alta, che altrettanto profondamente piantate queste radici sono in ogni demanio comunale irrisolto, in ogni demanio comunale controverso nella storia dell'Italia meridionale. Diceva Giustino Fortunato che i paesi della Basilicata, che avevano precocemente risolto la questione demaniale, vivevano in operosa concordia, mentre i grandi borghi pugliesi, fra questi anche la città d'origine del presidente Chieppa, di cui abbiamo parlato ieri, parte di uno dei più grandi compendi feudali del Mezzogiorno, il grande feudo pugliese dei Carafa, quasi una metà della provincia di Bari attuale. Mentre i grandi comuni pugliesi, che questi problemi non avevano risolto, non riuscivano a progredire in nessun senso perché irretiti perennemente in questa lotta di principi che si era degradata a questione per avvocati. E qui seguo l'invito del presidente Galloni e mi collego a un'opera di Bolla, che è la raccolta pubblicata nel 40 a proposito dei vari tentativi di abbattere il latifondo. Quella raccolta fu recensita da Manlio Rossi Doria, il quale ne fece il primo spunto per un successivo grande intervento al congresso del Partito d'Azione di Bari del dicembre 1944. Sono costretto a fare un certo uso di questi momenti fondamentali nella storia della questione meridionale, ma purtroppo non saprei prescinderne, né saprei come ricostruire altrimenti una storia che non è solamente storia di tentativi compiuti da giuristi.
In quel congresso si pose insieme il problema della formazione della classe dirigente del Mezzogiorno nella celebre relazione di Guido D'Orso, che riprendeva temi salmerignani, e il problema della nuova struttura da dare all'agricoltura meridionale, affrontato da Rossi Doria con la sua celebre distinzione quadruplice delle forme dell'agricoltura meridionale. E a questo punto Manlio Rossi Doria scriveva. Per Rossi Doria tutta la storia agraria del Mezzogiorno era stata dominata dal continuo volgersi del moto contadino verso una o altra forma della soluzione del rapporto fra proprietà individuale e proprietà collettiva. Volere e disvolere, volere insieme la divisione dei demani e sapere che in ogni caso in questo modo si sperperava un patrimonio che forse avrebbe potuto rimanere comune. La questione demaniale, scriveva Rossi Doria, la cui esatta analisi economico-agraria meriterebbe un lungo discorso, che non si è mai accompagnato alle tante analisi storiche e giuridiche che se ne sono fatte, se sta alla radice dei moti del brigantaggio, che molti hanno definito una rivoluzione contadina, riaffiora sempre per le stesse terre, sia o non sia avvenuta la liquidazione degli usi civici, siano o non siano state fatte le quotizzazioni, si siano o no trasformati i beni comunali da demaniali in patrimoniali. Ed è la coscienza incancellabile di una spoliazione violenta avvenuta e non dimenticata, di un torto subito. Ma il torto non è tanto quello della non regolata o mal regolata questione demaniale specifica, è quello più grave che la proprietà borghese è l'erede della proprietà feudale, è la coscienza che la terra per diritto originario e primitivo è della popolazione e quindi è di tutti. Ora, i protagonisti dei fatti di Melissa, come i loro predecessori di fine secolo, di fine Ottocento, o del 1848, quando il Ministero dell'Interno intervenne due volte, per opera di un grande giurista salernitano, Raffaele Conforti, i protagonisti di tutta questa continua lotta, che è proseguita in questo ultimo dopoguerra, nulla sapevano del condominium iuris germanici, presunto o reale, ma molto sapevano di questo loro legame con quella terra. Ed ecco perché la questione Silana arrivò nullo medio all'Assemblea Costituente per opera di tre grandi calabresi, di Pietro Mancini, di Fausto Gullo, di Gennaro Cassiani. E Pietro Mancini e Fausto Gullo, che a fronte della fiduciosa ispirazione sturziana di Gennaro Cassiani, si erano invece formati sui testi sacri della storia del Mezzogiorno e soprattutto sulla lettura di Giustino Fortunato, saldarono, e prego tutti i meridionali presenti in questa aula di tenere presente questo fatto, saldarono immediatamente la soluzione della questione meridionale con il problema regionale, cioè con l'assoluta inopportunità di istituire le regioni nel Mezzogiorno. Dissi una volta a Castelnuovo, a Castiglione, chiedo scusa, a Casauria, che il vecchio brocardo secondo cui gli usi civici non potevano essere tolti né per reges né per leges, bisognava aggiornarlo dicendo né per reges né per leges et né per regiones. Perché forse era una inquadratura più corretta e completa del fenomeno. E tuttavia, nonostante io abbia parlato di Roberto D'Angiò e di Alfonso d'Aragona, il tema si salda a radici ancora più lontane. Se dovessi indicarne un punto di partenza attendibile, sceglierei il Catalogus Baronum, a cui Evelyn Jameson dedicò una vita di studi, cioè la prima esatta descrizione della feudalità meridionale dovuta a Guglielmo I, il Normanno, che doveva stabilire di quali truppe disponeva per la crociata.
E quindi tutta la grande polemica ottocentesca intorno al feudo trae origine da quel lontanissimo, al feudo meridionale, trae origine da quel lontanissimo documento, in quanto il feudo era stato sovrapposto alla cultura meridionale. E questo, caro amico Dondarini, fa parte di quel che dicevamo ieri sera a cena. La cultura meridionale che, nonostante qualche prezioso avvertimento di Francesco Calasso, il feudo non lo conosceva. Conosceva delle forme che appunto Calasso chiamò prefeudali, ma non conosceva il feudo. E il feudo vi fu sovrapposto nella sua forma più rigida, il cosiddetto feudo franco. E dette luogo alla creazione tipica del Mezzogiorno dei demani feudali di cui cominciamo a parlare. Presto il feudo meridionale si incardinò nel cosiddetto beneficium, la vecchia distinzione dei giuristi, e assunse immediatamente una connotazione fondiaria. Una connotazione fondiaria che necessariamente spingeva verso la pressione dei poteri del feudatario contro le forme di godimento collettivo. Tanto che nel 1483, nel momento più alto del contrasto epico, storico, nella vicenda meridionale, tra Ferdinando d'Aragona e di Baroni, che sarebbe sfoggiato 2 anni dopo nella famosa congiura dei Baroni, momento per il quale Giuseppe Galasso ha parlato della trasformazione del feudo in una azienda, Ferdinando d'Aragona emanava la celebre prammatica De salario eorum qui pro servizio regis mittuntur, che secondo Giustino Fortunato era il più importante documento della storia meridionale, la Magna Carta del diritto pubblico del Mezzogiorno. Stabiliamo che agli abitanti delle città, dei paesi e di qualsiasi altro centro del nostro regno sia consentito liberamente godere, con i loro animali o senza, dei pascoli, dei boschi e di tutti i luoghi dove possano praticare la raccolta delle spighe, o possano attingere acqua, o procurarsi altro, così come hanno fatto fino a questo momento. E perciò dichiariamo nullo tutto quanto a danno dei cittadini di queste terre sia stato operato rispetto alla situazione esistente alla memoria, alla morte di re Alfonso nostro padre di felice memoria. E quindi ordiniamo che l'uso sia libero per tutti coloro che ne godevano prima della morte del suddetto re. E non per caso il convegno di Castiglione a Casauria recava in epigrafe «Mandamus ut liber sit usus». Da questa fonte nasce l'imprescrittibilità del demanio comunale meridionale, perché fare risalire lo statu quo al momento della morte di Alfonso d'Aragona, cioè a luglio 1458, di fatto rendeva imprescrittibile un demanio. La cosa era confermata di lì a poco da un monarca molto più potente, cioè da Carlo V, che nel 1536, nella prammatica detta undicesima de Baronibus, formulava una sorta di testo sacro per la dottrina successiva. E in una sorta di peculiare preambolo denunciava una rinnovata serie di abusi, di clausure che tendevano sempre ad escludere i pauperes vassalli dalle antiche forme di godimento, provocando danni ovviamente gravi. Noi vogliamo provvedere per il comune vantaggio e perciò ordiniamo che nelle terre coltivate o incolte nei boschi delle università o comuni, qui c'è già una distinzione tra due tipi di demanio, i baroni o gli altri titolari dell'utile dominio si astengano dall'istituire difese o dall'impedire l'uso delle foreste, senza l'espresso consenso dei vassalli che vantano su quei territori una comunione o qualche altro diritto. Nella incapacità, o forse anche nella intuizione che la cosa non fosse strettamente necessaria,
nella incapacità di definire quale tipo di diritto si esercitava su queste terre, il sovrano aveva scelto la sua cancelleria, aveva scelto questa formula anodina: o una comunione o uno ius aliquod. Su questi testi si fonda una straordinaria elaborazione dottrinale, che io considero patrimonio civile comune del Mezzogiorno. Un enorme corpus. Qualche giorno addietro una collega docente di letteratura italiana all'Università di Roma, in un dibattito a Lecce, parlava dei 30.000 avvocati di Paolo Mattia Doria, e dovetti molto cautamente farle notare che questo era vero, ma che fra quegli avvocati si comprendevano anche i giuristi, i rappresentanti del Ministero Togato, che questi diritti avevano difeso, costituendo un tale corpus, lo ripeto ancora una volta, omogeneo e svoltosi in una continuità plurisecolare, che non aveva altro scopo se non quello di difendere la Costituzione originaria dell'uso civico dall'assalto continuo di baroni e successivamente della nascente proprietà borghese. È da questi due testi che nasce la successiva elaborazione dottrinale. Due tipi di demanio. Un demanio legato alla concessione feudale. Più di qualche storico del diritto ha parlato di feticci. Feticci e miti. È probabile che possano essere intesi così. Io preferisco attenermi ad una tradizione che ancora, sempre nel 1886, persuadeva i rappresentanti di una commissione nominata da Bernardino Grimaldi, insigne calabrese, ministro di Agricoltura, Industria e Commercio nell'ultimo governo di De Pretis, a dire che nulla di più dannoso si poteva operare nel Mezzogiorno del mutare i termini di quell'antico corpus dottrinale, che era stato reso venerando dall'età e dal prestigio che si era conquistato come presidio della intangibilità dei demani. E quindi i brocardi che sono stati spesso oggetto di questi studi considerati feticci erano in realtà la difesa dei diritti delle popolazioni meridionali. Il primo, il più semplice, nemo plus iuris in alium transferre potest, eccetera. Il sovrano non poteva, al momento dell'infeudazione, non tenere conto dei diritti preesistenti, quindi di tutte le forme di proprietà privata che già esistevano. La dottrina meridionale creò il termine di distrittus, ancora oggi nei dialetti del Mezzogiorno si chiama l'uristretto, la parte immediatamente adiacente il centro abitato, non poteva non tenere conto degli usi precedenti. Ma accanto a questo demanio, che prevedeva una sorta di pari concorso del feudatario e dei cittadini sulla parte di demanio regio che attraverso la concessione era diventata demanio feudale, c'era un demanio ancora più antico. Così la dottrina meridionale distinse tra demani ex feudali o feudali e demani universali, i demani appartenenti all'universitas, per i quali più propriamente si poneva la questione della definizione di un diritto. E quindi la dottrina oscillò, secondo i casi, tra l'uno e l'altro termine, tra la comunione o la proprietà comunale, tra la comunione dei gives o la proprietà comunale, la proprietà dell'ente esponenziale, distinta drasticamente dal godimento di cui godevano i cittadini. Ricorro al giurista che secondo me con maggiore efficacia nelle formule ha interpretato questa tradizione, Giovanni Francesco Capobianco, agli inizi del 600. Alcuni beni sono detti dell'universitas, perciò saranno chiamati anche demani universali. Sono detti beni dell'universitas solamente per quanto attiene la proprietà, ma per quanto attiene l'uso che se ne fa, i vantaggi che se ne traggono, essi sono comuni ai singoli cittadini e perciò sono detti demaniali a universitatis. Sono i demani che tuttora, quando si fanno le perizie, chiamiamo universali. Se all'universitas, proseguiva il giurista, compete soltanto il titolo, i concreti vantaggi toccano invece ai singoli, e questo legittimerebbe la soluzione data questo problema da Petroni.
perché il pascolo su quei territori è destinato da tempo immemorabile ai cittadini. Questo genere di beni demaniali è destinato al sostentamento dei cittadini perché non siano costretti a condurre una grama vita di stenti. Questa è l'estrema ratio del ricorrente discorso dei giuristi. Questo discorso oscilla sempre tra un fondamento storico e uno che in assoluta approssimazione chiamerei giusnaturalistico e che ha la sua massima esplicazione a livello empirico nella giurisprudenza della Commissione feudale. Diceva un vecchio maestro di diritto amministrativo dell'Università di Bari che non apriva mai un volume degli atti della Commissione feudale senza commuoversi. Perciò i loro redditi si dividono appunto fra i singoli cittadini e non confluiscono nella cassa comunale. Vedete come attraverso Romualdo Trifone tutte queste cose siano poi passate nella legge del 27 e le amministrazioni separate nascono da questo elementare concetto. Ne consegue che il diritto di pascolare compete ai singoli in quanto tali. Allora, molto rapidamente, io imposto una seconda distinzione tra questi demani. L'utifrui spettante al feudatario ovviamente non poteva esercitarsi su tutto, su tutta l'estensione, su tutto il compendio feudale. E quindi la giurisprudenza aveva trovato una sorta di composizione fra questo diritto e i diritti dei cittadini attraverso le colonie, cioè la possibilità di continuare a seminare ogni anno la stessa parte di terreno demaniale attraverso una corrisposta al padrone. Questo uso era concepibile nel demanio feudale, non era concepibile nel demanio universale, che cominciava ad essere a sua volta attaccato. E qui la dottrina ricorreva all'altro termine del problema, alla comunione. Non può un condomino prescrivere a danno dell'altro condomino in una specie di comunione di quel genere. E quindi si cercava in questo modo di tenere al riparo dalle usurpazioni perlomeno i demani universali. La fine di entrambi i demani fu sancita dalla legislazione francese, la quale ha però un precedente borbonico. E qui vediamo appunto come la lotta di principi fosse sentita all'interno della cultura meridionale, perché cito un grande economista salentino che ebbe anche responsabilità di governo, Giuseppe Palmieri. Nei pensieri economici sul Regno di Napoli, uno dei testi sacri del riformismo, del mancato riformismo borbonico, io non voglio sentire parlare mai di riformismo borbonico, che aveva il suo grande contraltare in un bersaglio facile da Giannone in poi, come era la Chiesa, ma che si guardò bene dall'incidere in alcun modo su questi fatti e sprecò un'occasione storica attraverso il grande mancato catasto di Carlo III. Su questo è bene essere assolutamente chiari, che contribuì da questo punto di vista tutt'al più ad accrescere la confusione. Franco Venturi ritenne di dover porre fra le cose più importanti di Palmieri questo breve brano che vi leggo nella sua celebre raccolta dei riformatori italiani e quindi di quelli napoletani. I demani sono un avanzo della barbarie dei nostri padri e la loro esistenza dimostra che i lumi, onde si vanta il presente secolo, non hanno rischiarato il nostro orizzonte a sufficienza per dileguarla. Sono brani preziosi, Presidente Dall'Onso. Si credono istituiti a favore dei non possidenti e dei poveri, e questi ne approfittano meno di tutti. Si commendano per l'uso triplice che somministrano, ma questo è il minimo che si può avere dallo stesso terreno. È un reddito precario ed incerto. Si celebrano perché favoriscono la pastorizia e conservano l'esistenza dei boschi. Altri inconvenienti di cui vi faccio grazie. Ella è una verità passata in proverbio che le cose comuni sono più trascurate delle particolari. Quale frutto si può sperare da una semina fatta in un terreno che si possiede per un anno? La preparazione, la quale soltanto può promettere copioso frutto per i lavori ed i concimi, esige spesa, quale o non può farsi dalle persone a cui si dà l'uso di tal terreno o non vuol farsi per lasciarne ai successori il profitto. Questa era la versione napoletana della teoria dell'avance della scuola fisiocratica che è stata studiata in un celebre studio di Giorgio Rebuffa. Allora, i principi a cui si ispira molto rapidamente la legislazione eversiva. La legislazione eversiva, col celebre tratto di penna che, come diceva Kirchmann,
cancella intere biblioteche, tolse di mezzo gli attributi giuspubblicistici della feudalità. Questo un sovrano che aveva alle spalle la forza dell'esercito di Napoleone lo poteva fare senza alcuna difficoltà e difatti lo fece. Il problema riguardava invece la destinazione degli attributi privatistici della feudalità e questo richiese una molto maggiore ponderazione e difficoltà pressoché insormontabile. La serie delle leggi, a cominciare da quella del 1 settembre 1806, costituisce un denso e opportuno complesso legislativo. È tuttavia lacunoso fin dall'inizio, per cui Pasquale Villani ha scritto in un celebre saggio su Giuseppe Zurlo come già dalle illusioni di Zurlo sulla Sila apparisse chiaro il fallimento delle quotizzazioni. In realtà il mito della piccola proprietà coltivatrice, che peraltro era connesso con la introduzione del codice di Napoleone nel regno meridionale, introduzione che avvenne non senza grosse polemiche e che ebbe a protagonista un grande giurista pugliese, e le polemiche riguardarono appunto soprattutto il divorzio, su cui scrisse un divertentissimo articolo Benedetto Croce, e l'enfiteusi. Diverso destino ebbe invece l'enfiteusi nel 1865, quando a decretarne la fine fu un altro giurista pugliese, Giuseppe Pisanelli, essendo il primo Francesco Ricciardi, duca di Camaldoli, che si oppose con tutte le sue forze fino all'intervento dell'imperial cognato di Murat, il quale disse che, mutilato in quella maniera, il suo codice non aveva senso e ne pretese l'adozione integrale. Tuttavia, come è noto, l'enfiteusi rioccupò un posto privilegiato nel codice civile, nelle leggi civili per le due Sicilie del 1819 e giunse trionfalmente per il Mezzogiorno ancora all'Einaudiano, scrittorio del Presidente, che è del 1954. Questo scriveva Palmieri. E questo diceva la legge, il complesso di leggi che tra 1806 e 1810 varano la legislazione specifica sui demani. Un'operazione preliminare, la cosiddetta divisione in massa, quindi la rappresentazione delle ragioni del feudatario a fronte delle ragioni vantate dai comuni. Questa era l'operazione preliminare, e se alla commissione feudale era stato semplice stabilire i diritti rispettivi, alle successive commissioni che dovevano quantificarli si pose un onere a volte insormontabile. Insormontabile perché le colonie molto spesso avevano esaurito il demanio quotizzabile. Io ricordo alcune straordinarie ordinanze del fratello minore di Giuseppe Zurlo, Biase Zurlo, commissario ripartitore per la Capitanata ed il Molise, il quale trovava, ci sono ordinanze, una ordinanza ora mi viene in mente è quella per Boiano, il quale trovava in zone di impervie montagne già sottoposta a colonia tutta la parte quotizzabile, e da qui nasceva una prima forte disillusione di chi si aspettava le quotizzazioni. Dall'altro lato la quota spettante al barone doveva essere, come si diceva allora, convertita in allodio e quindi doveva essere valutata a seconda della intensità degli usi civici che le popolazioni vi esercitavano. Donde questa distinzione, e si trova nelle istruzioni del 1810 fra usi civici essenziali, utili e dominicali, con la definizione che non è stata mai formulata per legge, con la definizione possibile di una duplice distinzione derivazione degli usi civici, da un originario condominio primevo da un lato, sia che si guardino come reliquie di un'antichissima proprietà, dice testualmente questo articolo, sia che si considerino come necessario presupposto per la sopravvivenza dei cittadini. Si tentò ancora nel 1924 ad opera di Trifone di fare rientrare la categoria degli usi civici dominicali in questa legge, ma ovviamente l'opposizione fu forte. Ora, tutto questo serviva per quantificare la parte da dividere, il problema sorgeva dopo. Sorgeva dopo e avrebbe investito il fallimento stesso delle quotizzazioni, fallimento che si appoggiò in larga misura su un neutrale istituto privatistico che era l'anticresi.
Per cui la cessione delle quote vietata era mascherata in questo modo e i Borboni dovettero intervenire più volte a vietare la costituzione di Anticresi, stabilendo sempre un termine molto più lungo di inalienabilità di queste quote. Così segnata questa legislazione arrivò all'unità e dall'unità fu peggiorata. E poiché non a caso io ho posto in relazione il contributo di Guido d'Orso a Bari nel dicembre del 1944 e quello di Rossi Doria, voglio ricordare che il regolamento del 1861, quello che sancì con la creazione della categoria delle migliorie fixe vincte, sancì la fine anche dei demani universali, era redatto da un ministero dell'interno il cui titolare era Silvio Spaventa. E ho citato Pasquale Stanislao Mancini prima, lo dovremo citare dopo. A questo punto il passaggio al Regno d'Italia, in una situazione di confusione effettiva, perché nessuno fra i ministri che si succedevano capiva che cosa c'era dietro questo inestricabile groviglio dei demani meridionali. Io ho letto e vorrei ripubblicare uno straordinario documento parlamentare, una relazione dovuta a Gioacchino Napoleone Pepoli, tra l'altro si chiamava così perché era appunto cugino di Napoleone III e in questa veste occupava un peso di assoluta responsabilità all'interno della politica italiana, che nel 1862 garantiva nella qualità di ministro dell'agricoltura di Ricasoli che il problema dei demani sarebbe stato sollecitamente risolto con la creazione di una felice irenica prospettiva di prosperità individuale in tutto il Mezzogiorno. A questa difficoltà primordiale se ne aggiunge un'altra, la quale riguarda la magistratura competente ad eseguire queste operazioni. Queste operazioni nascono nel Mezzogiorno in regime di affidamento a magistrature speciali. Il dibattito sui demani imperversa negli anni Ottanta dell'Ottocento ed è significativo che molti dei temi che ancora oggi formano argomento di dibattito siano stati affrontati allora, sulla scorta del drammatico fallimento delle quotizzazioni. Cosa di cui comincia a preoccuparsi tutta la classe dirigente nazionale quando nel 1874, nella celebre elezione descritta da Francesco De Santis, tutto il Mezzogiorno vota a sinistra. Prima di procedere debbo tuttavia porre un ulteriore punto fermo. Questa legislazione riguarda il Mezzogiorno continentale. Era cosa che avrei dovuto dire prima. La Sicilia, che non ha le leggi eversive della feudalità, ha però le basi costituzionali del 1812, procede molto più lentamente. Ha tuttavia uno straordinario istituto, del quale mi sono in anni lontani occupato, il cosiddetto verbo regio o scudo di perpetua salvaguardia, che è una forma di garantire sotto la tutela regia immediata la natura di determinate terre compresi demani. Tuttavia anche in questo c'è un certo contenzioso che si ritrova riportato nell'opera di Tomassino dedicata appunto al verbo regio. Tornando al nostro discorso, tutto questo avviene sempre attraverso la gestione di una magistratura straordinaria. I commissari ripartitori, prima. Dopo i commissari ripartitori, i prefetti, o meglio, gli intendenti e poi i prefetti, in consiglio di intendenza o in consiglio di prefettura. Vedremo subito perché la formula era insoddisfacente. Intanto alla coscienza di quella classe dirigente comincia a balenare, attraverso un modo veramente pendolare, la possibilità di ritornare a una gestione collettiva di beni collettivi ed è l'opera di un altro grande pugliese, Antonio Salandra, negli atti della preziosi atti della commissione Grimaldi, nella commissione di Bernardino Grimaldi, il quale certifica il fallimento totale delle quotizzazioni attraverso la descrizione di un Mezzogiorno brullo, spoglio,
uno squallido panorama agrario che si contrapponeva ormai come scabro contraltare alle proposte di gestione collettiva. E tuttavia, nonostante gli premesse dire che non cedeva alle lusinghe della incorporazione del credito agrario di Albert Schaeffle, pensava ad una gestione collettiva attraverso una comunità degli utenti. E Leopoldo Franchetti andava anche oltre, e vediamo perché. Il problema sorgeva dalla contraddizione fra due grandi leggi della restaurazione borbonica. La legge 12 dicembre 1816. Anche questa legge è destinata ad avere una grande influenza sulla ricostruzione dottrinale. È la cosiddetta legge organica per i domini al di qua del Faro. Oggi la chiameremmo legge comunale e provinciale, la quale, adottando il modello francese e quindi adottandolo anche il modello della Costituzione dell'anno decimo, adottandolo in questa maniera, lo riproduce anche nella tecnica normativa. Quindi non definisce i compiti dei comuni e inaugura una tradizione destinata a durare in Italia, stabilendo le spese obbligatorie e quindi le entrate con cui provvedere. Sto finendo. Ho cercato di ridurre al minimo. Sto concludendo. E la cosa può forse interessare anche, certamente a loro conoscenza, i commissari che si trovano in aula. Legge 12 dicembre 1816, articolo 176. Ogni occupazione ed ogni alienazione illegittima del demanio comunale è dichiarata abusiva a qualunque epoca rimonti. Essa non potrà in verun caso essere considerata come titolo di promiscuità e sarà in ogni tempo improduttiva di alcun diritto o effetto. Questa è la sanzione che il Regno delle Due Sicilie consegna alla legislazione italiana, che eredita tutto questo corpus normativo in complesso. D'altronde, se l'uso civico era connesso con la qualità di cittadino, se era un uso personale e facoltativo in quanto dipendeva dalla sola volontà del cittadino, se quindi il non uso non comportava la decadenza, l'imprescrittibilità era l'unica conseguenza logica di questo procedimento normativo. Qualche mese dopo, il 21 marzo 1817, si pubblicava la grande legge napoletana sul contenzioso amministrativo. Questo è il problema notissimo, il dibattito che si svolge tra 1864 e 65, che conduce all'allegato E della legge 20 marzo 1865. La competenza del contenzioso amministrativo, uso i termini della legge, quindi la legge parla di competenza, comprendeva le controversie che, cadendo sopra oggetti dell'amministrazione pubblica, la riguardassero direttamente o indirettamente. Fra gli oggetti figurava l'esame ed il giudizio delle questioni riguardanti il godimento e l'esercizio degli usi civici dei comuni. Questo è l'articolo 4. Nell'articolo 5 si legge invece: ciò non di meno non potranno mai appartenere alle autorità del contenzioso amministrativo, ancorché vi sia interessata la pubblica amministrazione e lo Stato, l'esame di giudizio delle azioni tendenti a rivendicare la proprietà di un immobile o ad asserirne la libertà. Qui praticamente si demoliva quanto era stato costruito nel paragrafo 4, perché bastava instaurare un giudizio petitorio per paralizzare di volta in volta l'azione del magistrato che intraprendeva la ricognizione del demanio per ricostituirlo ed assegnarlo in quote. Faccio solo un accenno: la causa che opponeva il comune di Cassano Murge agli usurpatori De Luca Resta e Netti è durata 120 anni e fu risolta dal primo commissario della Regione Puglia, il quale aveva un insigne giurista come suo collaboratore, che seppe rapidamente porre rimedio a questa situazione di incertezza. Scrisse Ludovico Bianchini, un altro economista, e
su questi principi piacque al nostro foro ciò che alla legge non era piaciuto, vale a dire una distinzione che sarà poi colmata da un insigne processualista che a quell'epoca insegnava nell'Università di Napoli. Il più grande contributo alla soluzione di questo spinoso problema, di cui si occupò anche Francesco Brandileone, viene da Ludovico Mortano. Ora, l'autore della legge sul contenzioso amministrativo era ancora quel Pasquale Stanislao Mancini che nello stesso periodo di tempo si occupava di tavoliere e che 12 anni dopo si sarebbe occupato di Sila. Tutta la classe dirigente meridionale aveva potuto sperimentare largamente in che modo questa contrapposizione aveva funzionato nella cultura napoletana. Come mai accettò che venisse trasposta pari pari nella legislazione del Regno? E la figura commissariale nacque proprio dalla polemica di fine Ottocento, e qui concludo, perché di fronte ad un prefetto che aveva ibridi poteri giurisdizionali si pensò a capovolgere la prospettiva costituendo un ufficio affidato ad un magistrato con poteri amministrativi, quindi capovolgendo la prospettiva e cercando di condurre avanti, in regime eccezionale, badate, perché questo è il difetto di fondo, cioè che tutte queste magistrature erano state costituite per durare 4-5 anni come la commissione feudale, non 50, e se la giurisdizione commissariale si fosse esaurita in un ragionevole arco tra 1927 e la guerra, noi oggi non terremmo, se non per scopi autocelebrativi, queste apprezzabili riunioni. Quindi da tutto questo coacervo di problemi nasce il fatto per cui i demani meridionali sono oggetto ancora oggi di usurpazioni violente. Il professor Nervi era presente, molti altri sono presenti, quando in un convegno sul Gargano un alto funzionario della regione pubblica chiesta la parola, della regione Puglia, scusate, questo era un lapsus freudiano, questo alto funzionario, levatosi a chiedere la parola, disse che in un noto luogo di culto c'erano circa 100 alberghi abusivi costituiti sul demanio civico. E questa è ancora la tradizione dei demani comunali, per cui io ieri sentivo con una certa commozione parlare Molesti e Gios di malghe, di alpeggi, di tutte queste cose che rendono proficui i demani, e oggi perciò dicevo che a me toccava una parte dolorosa dopo il professor Galloni, perché si trattava di misurare quanto e quanto dolorosamente lontani dall'ortodossia dei giuristi fossero invece i modi dell'applicazione di questi criteri nella questione meridionale. E quanto avesse ragione Giustino Fortunato a dire che dopo tutto la questione meridionale non era altro se non la questione demaniale. E tuttavia da meridionale, oserei dire incallito, posso solo ricordare che come è triste legato meridionale la questione degli usi civici nella sua prospettiva attuale, è altrettanto invece nobile eredità meridionale il contributo di pensiero di intere generazioni di giuristi e di pensatori politici e di politici che intorno a questa questione avevano costruito quella che uno insigne studioso economista svizzero Friedrich Fechting chiamò la critica della ragion pura del mezzogiorno. Voglio formulare, spero per l'ultima volta, ancora un auspicio, e con questo auspicio vi ringrazio e concludo. Grazie. Grazie, mi scuso se ho forse fatto abbreviare la relazione, che non volevo fare abbreviare, però ero premuto dall'esistenza dei caffè che si stavano freddando e quindi ho dovuto fare un cenno di acceleramento di una relazione che non avrei voluto assolutamente fermare, perché è stata la prima volta che credo si sia fatta una relazione così approfondita su questo tema, che è un tema fondamentale e centrale. E che fondo è centrale, giustamente come è stato detto, anche per la questione del Mezzogiorno, perché la questione meridionale è tutta fondata su questo, non quella siciliana. Il conforto sul problema della Sicilia ha già parlato Germanò, e quindi non c'era bisogno che ci entrasse, avevamo bisogno di questi chiarimenti che ci sono venuti sulla demanialità meridionale. Interrompo subito
interrompo subito per prendere un caffè, vi prego, ritorniamo immediatamente perché non vogliamo fare dilungare i tempi oltre il dovuto. Dunque grazie veramente.